Perché non ci hai avvertito quando l'hai visto? Pensavo di farcelo, ok? Pensavo di poterlo prendere io solo. Se fosse bastato un solo uomo, non avrei chiamato voi, brutto idiota! Non le permetto di parlare così ai miei uomini, lei non ci aveva detto che era un cazzo di professionista. E tu credi che lo sapevo? Ma meno male che non ha preso tutte le armi nel borsone. Ma senza il mio fucile mi sento nudo. Tu hai fatto la stronzata e adesso ti accontenti di un revolver. Mi chiedo perché non le abbia prese tutte poi. Per non appesantirsi, no? Ma come ragionate, col culo? Le ho detto che non le permetto! Non me ne frega un cazzo di quello che permetti o non permetti tu! Bisogna prenderlo, questo stronzo! Ma mi hai rotto il cazzo, tu! Ma posa questa cazzo di pistola e fa quello per cui sei pagato! Posala. Prima prendiamo quell'altro. Poi risolviamo le nostre questioni personali. Ok. Questo è risolto. Però ora c'è una questione più importante. Sarebbe? Chi cazzo è quell'uomo? Io non sono tenuto a dirvi proprio un cazzo a voi tre. Io vi pago e voi fate quello che io dico. Cazzo vuol dire? I rischi sono più grossi quelli previsti. Stamattina un mio uomo è morto. È chiaro che questo qui è un fottuto professionista. Chi cazzo è questo? Non so niente, non so neanche come si chiama. Abbastanza assurda come risposta. So solo che un testimone lo ha identificato come omicida. E per questo omicidio lui dovrà pagare. Io non so niente del suo passato, ma so che non avrà un futuro. Ma di che omicidio stiamo parlando? Ha ucciso mio fratello. Forza che non può essere andato lontano. Ma il bosco è grande, ormai potremmo anche non trovarlo più. Tossico, muoviti! Sì, un attimo e arrivo. Cosa cazzo sta facendo quello? Una torta, secondo te perché lo chiamano Tossico? Ma siete stronzi, ho bisogno di avervi lucidi, porca puttana! Credimi, sono molto più lucido così. Cazzo è andato? Cercate ovunque, non può essere lontano! Fermo! Gettate le armi, altrimenti la prossima volta che mi vedrete sarà attraverso il buco che gli avrò fatto in testa. Fate come vi dice, cazzo! Adesso io e il vostro capo andiamo a farci una passeggiata nel bosco. Non possiamo permettertelo. Invece farete come vi dico io, altrimenti lo ammazzo e senza pensarci due volte. Ma dove cazzo credi di portarmi? Te l'ho detto, solo a fare una passeggiata. Andiamo. Raccogliamo le pistole, li seguiamo da lontano. Ora ci facciamo una piccola chiacchierata. Non ho voglia di parlare. Basta una piccola domanda. Chi sei? Ma davvero non lo immagino. Davvero per te uccidere è così normale? Aiutami tu a ricordare. Ieri notte hai ucciso mio fratello. Ah, è per questo allora. E ti sembra poco? Tuo fratello era un rapinatore, un drogato e un assassino. Ha avuto quello che si meritava. Ma era pur sempre mio fratello. Allora morirai anche tu. Non sottovalutare la vendetta di un uomo che ha perso un fratello, eh? Qualsiasi imbecille veloce di mano può prendere una tigre per i coglioni. Lo sai questo? Asciugati quel sorriso di merda dalla faccia. Ti sto insegnando, mi ascolti? Certo. Bene. Allora ascolta e ricordatelo sempre. Qualsiasi imbecille veloce di mano può afferrare una tigre per i coglioni, ma ci vuole un eroe per continuare a stringere. E ti dirò anche un'altra cosa, già che ci sono. Soltanto due tipi di persone se ne vanno via sulle loro gambe. Gli eroi e i vigliacchi. E io non sono un vigliacco. Stammi alla larga.
Vaffanculo. Pronto che t'acchiappo. L'ho preso quel bastardo. Quanto sangue starà perdendo? Se non muore dissanguato, prima o poi si dovrà fermare per il dolore. L'ho guardato negli occhi. È determinato e non si fermerà.